fendendo i temporali, questo aereo è balzato da Londra a Catania. Churchill ha scelto la Sicilia per inaugurare, accompagnato dalla consorte Lady Clementina, le prime vere vacanze della sua vita. Diamogli anche noi il benvenuto d'Italia. Ha già acceso uno dei quattro sigari che teneva in mano quando sale sull'auto diretta a Siracusa, dove trascorrerà 2 o 3 settimane. Cinto di affettuoso assedio l'albergo che lo ospiterà. Negli appartamenti a lui riservati lo aspettavano anche le 150 medicine che sempre lo accompagnano e lui non prende mai. Tra i primi visitatori Henry Luce, editore americano del suo prossimo libro, e la signora Luce, ambasciatrice a Roma, che avrà con lui uno scambio di vedute sulla politica e sulle prossime elezioni inglesi. Il primo giorno era stato piovoso e Winston aveva detto: «Non ho mai riposato così bene». Adesso è tornato il bello. Visita alle Latomie, le cave di pietra del periodo greco. Nell'orecchio di Dioniso, nella grotta dei Cordari, Churchill ha abbozzato qualche disegno. Per questo glorioso ottantenne, riposare significa cambiare occupazione.